poi fonda- cosa dici? A Padova, ma quale? Parenzo ha affondato. L'altro, l'altro, l'altro niente. Fermi, l'altro è nato nel comunismo, ha lavorato per i comunisti. Ha lavorato per i comunisti. Per cui alla fine. Ma quale comunista che è nipote di uno dei più grandi sindaci democristiani? Uno dei più bassi sindaci democristiani. Ma cosa dici? Cosa dici? Alla fine siete comunisti. E dunque, ma una roba, ma proprio un. Ma proprio un. Ma lordi la memoria di qualunque cosa. Siete comunisti, perché dovete rinnegare? Ma io non sono comunista di niente. Parenzo, ti spiego il crociare pensiero. Si sono spostati talmente a destra che chiunque è moderato diventa comunista. Perché è la destra totale ormai. I sovranisti come Cruciani. Allora ragazzi, Ginetto Strada, il vostro amico Ginetto Strada. Secondo Ginetto Strada. Ma non è mio amico per niente, Ginetto Strada. Che diciamo, tra un aiuto sicuramente benemerito ai poveri, alla, ai feriti in tutto il mondo, diciamo è parecchio, si può dire che è parecchio presente nei talk show televisivi, si può dire o no? Comunque. Ma lo diresti mai di Mario Giordano? Ma Giorgio Giordano quello è presente, fa di mestiere, però. Ma che c'è? No, no, oltre a condurre, cioè, fa un mestiere. Fa di mestiere che cosa? Andare in giro nei talk show televisivi come la Madonna Pellegrina? Beh, ma non anche, ho capito. Certo, il suo mestiere è vendere libri, fare le sue trasmissioni in televisione. E il signor Gino Strada, Strada dovrebbe passare il tempo. Fa il medico. Fa il medico. E poi, siccome è presidente di Emergency, va in giro a raccontare quel che fa Emergency. Dov'è il problema? Comunque, ragazzi, sussurra le friggitrici. Strada, governo andrebbe processato all'AIA. Ragazzi, ormai siamo a questo livello. Il governo italiano, che insomma, è un governo italiano, è anche un governicchio, se così possiamo dire, no? Spaccato al suo interno con mille problemi, no, gente no. che litiga, eccetera, no, eccetera, andrebbe processato. Cioè, un governo con Toninelli, adesso per essere un po' parenziano, non può essere processato all'AIA per definizione. Comunque, diciamo la verità, è impossibile processare all'AIA. Avevo capito, un governo con toni negri, dico, ma magari, cazzo, quello con toni come negri. Magari, no, dai, come magari, ma cosa stai dicendo, Parenzo? È uno dei più grandi filosofi contemporanei. Sì, condannato per banda armata. Dai, no, attento, attento. Partecipazione a non so, attento certo. alla querela. Sì, 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 lì, no, attento alla strada, attento, attento. Perché siamo governati da persone che non hanno nessuna considerazione per la vita umana, quella altrui ovviamente. Persone che dovrebbero essere portati davanti alla Corte Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità, persone che continuano a dire bugie approfittando della loro occupazione dei media. Signor Gino Strada, occupazione dei media. Io non ho visto persona cosa, più presente. No, non sono molto d'accordo. Davanti ecco. agli schermi TV di Gino Strada. Ma questo non c'entra. No, ma che cazzo c'entra? Di lavoro va a spiegare no, che cosa fa l'occupazione dei media. Dai, ma quale occupazione dei media? Beh, problema. Sì, vai a vedere i dati pubblicati della Rai. Ma no, vai a vedere i dati pubblicati di